La Puglia apparentemente è una terra felice. Il turismo, grazie a Dio, sta raggiungendo risultati eccezionali. Nel 2016 siamo stati la prima regione in Italia quanto ad appeal, quanto ad attrattiva turistica, e ora mi pare che siamo al secondo posto dietro il Trentino. Dobbiamo essere orgogliosi. Ma domanda: perché più di qualcuno vuole violentare questo territorio meraviglioso che è la Puglia, attraverso i guasti, attraverso i disastri, attraverso le sciagure ambientali? Io sono tarantino, vivo a Taranto e conosco molto bene, purtroppo, la realtà di Taranto, e ne parleremo fra un po'. Ma qui, nell'area del Salento, Brindisi, Lecce e Taranto stessa, vi posso assicurare, e lo dicono i numeri, la situazione è incredibile, è paurosa, è da Chernobyl. Vogliamo dare i numeri? E diamoli. I numeri shock: 5.375 casi sono le patologie tumorali attribuite dal 2000 al 2013 a emissioni nell'area del Brindisino, Brindisi e provincia. 5.375 casi di patologie tumorali. Da gennaio a settembre del 2016, impennata della casistica del Vito Fazzi di Lecce, l'ospedale, assistiamo a 1.000 casi di patologie tumorali. E andando avanti, 19,8% è l'incidenza del carcinoma polmonare nella popolazione salentina maschile. Signori cari, purtroppo la situazione relativa all'inquinamento non riguarda solo Taranto, in Puglia, non riguarda solo Taranto, riguarda soprattutto Taranto, ma ci abbiamo dei casi paurosi. Lecce, infatti, tiene banco il caso polmoni, e quindi abbiamo visto come stiamo vedendo come il 26,5% dei salentini corre il rischio nella sua vita di contrarre un carcinoma. Quindi non c'è solo Taranto, e ci sono altre realtà sommerse che stanno purtroppo emergendo, ma proprio questo 26% dei tarantini e del rischio, dei salentini e del rischio di contrarre un carcinoma è davvero incredibile. Questo a livello regionale. Spostiamoci a Taranto. I primi giorni di luglio, come in tantissime altre giornate, si sono celebrati, lo dico simpaticamente, ma lo dovrei dire con rabbia, sbattendo i pugni sul tavolo, i Wind Day. Che cosa sono i Wind Day? Sono quei giorni in cui praticamente la ASL, il comune, ti dicono: caro cittadino, soprattutto dei tamburi, per oggi sono previste forti raffiche di vento, e siccome queste raffiche di vento fanno sollevare le polveri, caro cittadino, ti devi barricare in casa, i bambini non devono andare a giocare, le finestre devono restare chiuse fino a un certo, da tale ora a tale ora, altrimenti le polveri, ti vai a respirare direttamente e a ingoiare direttamente le polveri. Wind Day, finestre chiuse, protesta ai tamburi. E il comune ha dato il vademecum, e infatti dice, da tale ora a tale ora, dice: arieggiare gli ambienti chiusi nelle ore in cui i livelli di inquinamento sono inferiori, ovvero fra le ore 12 e le ore 18. Tra le ore 12 e le ore 18 puoi arieggiare, appunto, perché qui c'è in questa fascia c'è minore inquinamento. E poi nelle fasce critiche devi limitare eventuali attività sportive all'aperto nei quartieri attigui alla zona industriale, soprattutto per i cittadini particolarmente sensibili affetti da patologie cardiovascolari e respiratorie, nonché per i bambini. E poi, mi raccomando, dicono, usa il meno possibile l'auto. Insomma, come se l'auto risolvesse i problemi. Questa è una vergogna, uno schifo. E ancora, altri numeri shock, perché chi difende l'Ilva deve sentirli e deve sperare di non avere mai né direttamente né in casa un caso del genere.
L'esposizione delle polveri industriali, sostengono i ricercatori, è responsabile di un più 4% di mortalità, in particolare più 5% di mortalità per tumore polmonare, più 10% per infarto del miocardio. Quindi un più 10% il tasso di morti per infarto dovuto alle polveri. Mentre l'anidride solforosa è responsabile di un più 9% di mortalità, in particolare più 17% mortalità per tumore polmonare, più 29% per infarto del miocardio. Quindi praticamente, come vedete, cuore e polmoni vengono terribilmente intaccati. In un quadro più generale, non lo dico io, lo dicono gli esperti, entrambi gli inquinanti sono responsabili di nuovi casi di tumore del polmone. I due inquinanti si intendono appunto le polveri e l'anidride appunto solforosa. Quindi riprendo, in un quadro più generale entrambi gli inquinanti sono responsabili di nuovi casi di tumore del polmone tra i residenti, più 29% le polveri e più 42% l'anidride solforosa. E gli abitanti delle zone di Statte, Taranto e Massafra sono stati monitorati, sono stati soggetti appunto sottoposti a follow up e, cari signori, cari amici da casa, dal 1998 al 2014 noi abbiamo registrato in queste aree, Statte, Taranto e Massafra, 36.580 decessi. Questa si chiama, cari amici, la strage degli innocenti. Perché qui stiamo parlando di soggetti che sono stati monitorati in queste aree in un periodo preciso, e dal 98 al 2014 quasi 37.000 persone se ne sono andate al creatore. Poi mi dite che dobbiamo tenere l'Ilva a Taranto, ma non solo lì l'Ilva, dovremmo parlare anche di Eni, di Cementir, dei guasti della Marina Militare e quant'altro, ma qui stiamo parlando di polveri. Signori cari, 36.580 persone sono morte, se ne sono andate, l'avete capito o non l'avete capito? In un periodo compreso tra il 98 e il 2014, noi abbiamo monitorato e alla fine della giostra si scoprono quasi 37.000 persone andate al creatore. E noi dovremmo tenere l'Ilva. Ecco perché io parlo di decreti assassini, quei decreti salva Ilva ed ammazza Taranto. Preferisco 15.000-20.000 disoccupati a un solo morto per inquinamento ambientale. La vita è un bene unico ed irripetibile. Il lavoro si perde e si trova, la vita no. Questo l'ha detto anche la magistratura, ma il governo si sa che se ne frega della salute umana. Conta solo la produzione dell'acciaio. Tanto Renzi, Gentiloni e compagnia bella mica vivono a Taranto. Meditate, cittadini. E pensate che ci sono 37.000 persone che tra il 1998 e il 2014 sono morte. E se proseguiamo di questo passo, è bene votarci a più di qualche santo, perché nessuno è immune e tutti stiamo sotto il cielo, perché abbiamo un'industria, un'Ilva assassina. È tutto, alla prossima. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.